ringrazio perché siete numerosi invece. Poi mi pare che si debba parlare della autobiografia, non lo so. Io vorrei anche farvi alcune citazioni che non meritano, ma perché uno si mette a scrivere, o scalare, o scolpire? Antonin Artaud è morto in manicomio, come Robert Walser, grande scrittore svizzero, morto il giorno di Natale con la faccia nella neve. E Antonin Artaud lo chiuso in manicomio, saggista, drammaturgo, poeta, prosatore, Antonin Artaud, lettera al grande monarca, basta leggere. E disse: nessuno ha mai scritto, dipinto, scolpito, fatto musica, io aggiungo bevuto, scalato, se non per uscire di fatto dall'inferno. Questo è un motivo per cui uno scrive, ma ce ne sono altri, non ultima la vanità. E Brodsky, premio Nobel della letteratura, disse: non si scrive per la caducità della propria carne, ma per salvare qualcosa della propria civiltà, salvare la memoria. Oggi pare che non interessi più perché c'è un nichilismo. Salvare la memoria per chi viene dopo, imbalsamarla per chi viene prima. La ballata della donna d'Italia è un omaggio alla memoria di tre donne. Una la Gioba, che gli morirono 9 figli. Pensate, una mamma, ce n'è qui dentro. E quando me la raccontò un vecchio bracconiere di Erto, io ero un ragazzo, ma la sono sempre ancora oggi la memoria della Gioba, perché si chiamava Maria Corona, la Gioba, perché aveva pazienza, perché lei ogni figlio che gli moriva ringraziava Dio. Questa è la fede, non andare in chiesa e non avere né pietà, né tolleranza, né carità, né generosità, né perdono, nulla. Siamo per metà Italia razzisti, xenofobi. Capite? Però vanno a messa, li vedo a casa mia e a cacciarli a cinghiate chi va a messa con quelle condizioni.